Buongiorno a tutti, oggi ci divertiamo a realizzare un pacco batterie 12 volt al litio utilizzando un BMS 3S e un modulo per la ricarica USB. Con l'occasione studieremo il funzionamento di questi moduli BMS 3S e il funzionamento del modulo step up da 5 volt a 12 volt. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Per questo progetto riciclo queste vecchie batterie provenienti da un altro pacco. 3 celle 18650 da 2 A. BMS 3S da 20 A, con a bordo 3 chip BMS e relativi transistor di pilotaggio dei MOSFET. Ciascun MOSFET di queste coppie gestisce circa 10 A. In questi pacchi batteria, per aumentare la capacità del pacco e quindi la durata dell'elettroutensile, si collegano più celle in parallelo. Prima di entrare nel vivo della realizzazione vera e propria di questo pacco batteria, come da prerogativa di questo canale, andiamo a ripassare il funzionamento di questi chip BMS. Come illustrato in altri miei video, questi chip gestiscono la singola cella. Essendo il pacco un 3S, avremo 3 chip che misurano ciascuno la tensione della cella ad esso collegata su ciascuno dei 4 terminali. La tensione entra, per ciascuna cella, nel piedino 5 e 6 di ciascun BMS, mentre l'attivazione della protezione avviene su un nodo comune. Quando la tensione di cella supera i 4,2 V o scende al di sotto dei 2,7 V, il piedino 3 o il piedino 1 rispettivamente vengono posti a massa attivando i transistor PNP ad essi associati. Questi transistor entrando in conduzione porteranno ad una tensione positiva i punti S1 e S2 ad indicare l'intervento della protezione. Questa tensione positiva farà entrare in conduzione i due transistor NPN mettendo a massa i gate dei MOSFET, provocandone l'apertura. Gate che in condizioni normali, senza l'intervento della protezione, sono collegati tramite una resistenza da 1 ohm alla più 12 volt. Questa tensione positiva li pone in conduzione facendo collegare tra loro il B- sulle batterie e il P- sul carico. La chiusura verso massa del gate di questi MOSFET ad opera di questi due transistor ne comporta l'apertura. Trattasi infatti di MOSFET N-channel, freccetta verso l'interno, che si attivano con una tensione positiva. Un MOSFET P-channel a canale P, freccetta verso l'esterno, viceversa si attiva con una tensione negativa o pari a zero. Chiarito il meccanismo di intervento della protezione in tensione, vediamo come interviene la protezione in corrente. Una resistenza di shunt o di misurazione della corrente di bassissimo valore nell'ordine di 0,025 ohm, ottenibile anche dal parallelo di due resistenze da 0,05 ohm, misura costantemente la corrente assorbita dal carico. Questa corrente produce su di essa una caduta di tensione che attraversa la resistenza da 1 kΩ e arriva al piedino 2. Quando questa tensione supera i 150 mV, la tensione di soglia per la rilevazione della sovraccorrente, il chip interviene facendo scattare la protezione da sovrascarica. Il transistor NPN associato a questa linea di tensione porrà a massa i gate di questi MOSFET, interrompendo il flusso di corrente. A seguito di questo evento, il negativo delle batterie è scollegato dal negativo del carico per intervento della protezione da sovrascarica. Questi meccanismi di funzionamento sono comuni a tutti i BMS, anche se a volte i chip BMS sono sostituiti da un vero e proprio microprocessore. In aggiunta, su alcuni BMS è presente un circuito di bilanciamento, vale a dire un altro chip misuratore di tensione collegato in parallelo alla cella che va ad attivare un MOSFET producendo lo scarico della extra tensione attraverso una resistenza da 100 ohm, solo per quella cella naturalmente che ha superato i 4,2 volt. Al termine di ogni singolo bilanciamento, tutte le celle saranno allo stesso valore massimo. Trattasi del cosiddetto circuito di bilanciamento passivo, che permette di preservare il livello di bilanciamento tra le celle e dunque anche la loro capacità nel tempo.
Bene, chiarito il funzionamento del BMS, occupiamoci del modulo Step Up Converter Charger, così denominato perché converte la 5 volt in ingresso in una tensione di 12 volt necessaria alle nostre batterie, permettendo di gestire anche il fine carica. Anche qui procediamo all'analisi dello schema elettrico di questo Step Up Converter. Cuore di tutto il circuito è il chip CN3303, uno step up charger, dove il 3 finale indica il numero di elementi in serie cui è destinato. Questo chip svolge due funzioni: innalza la tensione dei 5 volt e controlla la carica del pacco batterie, la cui tensione viene costantemente monitorata al piedino 3 per modulare l'oscillazione del MOSFET, modificando in tal modo la corrente fornita alla batteria. I due LED indicano lo stato di carica in corso o di carica completata. La tensione 5 V, oltre ad alimentare il chip stesso, attraverso il resistore di current sensing si dirige verso l'induttanza per realizzare lo step up. Il circuito elevatore di tensione è composto, oltre che dall'induttanza, anche dal diodo Schottky e da una serie di condensatori in parallelo per realizzare l'accumulo di tensione. Il MOSFET, pilotato al piedino 5 da un segnale ad alta frequenza, si apre e chiude velocemente. Nella fase di apertura del MOSFET, la tensione presente sull'induttanza si somma a quella già presente sul condensatore in uscita, fino ai 12,6 V necessari a ricaricare il nostro pacco batterie 3S. Secondo il ciclo Constant Current, Constant Voltage previsto per le batterie a litio. Nella prima fase, la tensione in uscita viene lentamente alzata per mantenere costante la corrente. Raggiunto un certo livello di tensione, si passa al ciclo voltaggio costante con 12,6 V per terminare la ricarica. A seguito del monitoraggio della corrente e della tensione, viene modulato di conseguenza il MOSFET, ottenendo diverse tensioni e dunque diverse correnti di ricarica. Di questi moduli ne esistono per pacchi batteria che vanno da 2 celle fino a 4 celle, cioè 16,8 V. Inoltre sono previsti vari amperaggi che vanno da 1 A fino a 4 A di ricarica per il pacco collegato. Nella scelta di questa corrente è bene tenersi bassi, giacché ad esempio per avere una ricarica ad 1 A, il nostro caricabatterie USB dovrà fornire quasi 3 A allo step up converter. Allo stesso modo, se volessimo ricaricare il pacco con 4 A, il nostro povero caricabatterie USB dovrà fornire quasi 11 A. A questo punto capite bene che questo modulo non è indicato per la ricarica con elevate correnti, tanto più che buona parte di questa corrente sarà dissipata in calore dal piccolo MOSFET collegato al circuito di controllo. Pertanto valutate bene questa corrente prima dell'acquisto. All'atto pratico è possibile anche diminuire questa corrente portandola per esempio da un modulo da 2 A a circa 1 A, andando a sostituire la resistenza RCS di current sensing portandola a 100 mΩ a posto dei 50 in esso presenti. Una volta chiarito quindi il funzionamento di questo step up converter charger, passiamo alla realizzazione pratica. Come prima cosa vado a smontare questo vecchio pacco batterie tagliando in mezzo le linguette di queste due celle poste in origine in parallelo. Inutile dire che nel fare questa operazione dovrete prestare la massima attenzione a evitare il più possibile i cortocircuiti tra positivo e negativo. In un mio video precedente ho illustrato le modalità per lo smontaggio e il recupero di un pacco batterie, link qui in alto a destra. Con l'utilizzo della colla a caldo vado ad unire tra loro queste tre celle, ripetendo l'operazione per l'altro lato. Ho caricato in pieno il mio saldatore a punti, vado a impostare una potenza massima. Solo in questo modo infatti si ottengono delle ottime saldature. Aggiungo un isolatore in carta per il positivo e il negativo della batteria, per evitare cortocircuiti durante la saldatura.
Striscette da 0,1 mm, 0,15 al massimo. Qualora abbiate difficoltà nell'effettuare queste saldature, è probabile che i puntali in rame siano ossidati, pertanto vi consiglio di tagliarli con delle tronchesine. Lascio libero il polo positivo e il polo negativo esterni. Effettuiamo l'ultima saldatura della serie. Se vi piacciono questi miei video tutorial, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie! Una volta terminata la saldatura a punti, possiamo effettuare una rapida verifica di tenuta e andare ad effettuare le saldature a stagno sui connettori intermedi del BMS. Stagniamo un po' la punta per favorire il trasferimento di calore. Temperatura sui 200 gradi, non insistete troppo su queste batterie con l'alta temperatura perché potreste danneggiarle, mi raccomando. Un rapido controllo e andiamo ad applicare il BMS con del biadesivo. Per realizzare i collegamenti intermedi al BMS utilizzo dei fili su misura. In particolare per il collegamento dei due poli positivo e negativo utilizzo del rame rigido da 1 mm quadrato, giacché il mio futuro carico dovrà sopportare delle correnti dell'ordine di 1-2 A al massimo. Per correnti maggiori naturalmente questi fili andranno dimensionati opportunamente. Per i collegamenti intermedi invece possiamo utilizzare dei fili di spessore molto più ridotto, poiché servono esclusivamente per misurare la tensione del pacco batteria. Una volta effettuate le saldature intermedie con filo sottile e esterne con filo più grande, andiamo a testare la tensione in uscita dal BMS. E abbiamo esattamente 12 volt. Segno che i due MOSFET in questo momento, in assenza di protezione, sono in conduzione. Andiamo ad aggiungere il nostro modulo di ricarica USB, positivo col positivo, negativo col negativo. Nastro biadesivo 3M anche qui e vado ad applicare questo modulo sulle stesse batterie. È il momento di effettuare i collegamenti tramite saldatura tra i due moduli. Vi ricordo che se avete delle domande potete inserirle nei commenti qui sotto oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione, magari allegando delle foto dei vostri pacchi batterie. In tal senso la mia consulenza è gratuita. Tuttavia vi ricordo anche che non effettuo riparazioni per conto altrui. In questa fase, viste le elevate temperature, vi consiglio di utilizzare delle pinzette se non volete scottarvi le mani. In questo modo avrete anche un posizionamento e una saldatura migliore. Una volta collegato anche il negativo, il nostro pacco batteria è pronto. Andiamo ad effettuare una veloce ricarica. Abbiamo una corrente assorbita dal modulo di circa 1 ampere, che però non è la corrente di ricarica del pacco perché il 20% di questa corrente serve allo stesso step-up converter per funzionare e dunque la nostra corrente di ricarica sarà all'incirca 800 mA. Al termine di questo processo il LED rosso si spegnerà e si concluderà la ricarica del nostro pacco batteria con il ciclo constant voltage. Grazie all'utilizzo di un voltometro possiamo osservare questa tensione che si innalzerà lentamente fino a raggiungere i 12,6 V. Al termine del ciclo la tensione della batteria avrà raggiunto esattamente i 12,6 V, cioè pari a 4,2 V per elemento. Bene amici, a questo punto il mio pacco batterie con ricarica USB è pronto per essere inserito nel dispositivo a cui era destinato. Per mia comodità, oltre ad effettuare il foro per la presa di ricarica USB Type-C, ho collegato un LED esterno al LED interno in parallelo per opportuna segnalazione. E se avete la curiosità di conoscere il dispositivo misterioso oggetto di queste immagini, non perdetevi i miei prossimi video. Per il momento,
Vi posso anticipare soltanto che si tratta di un dispositivo molto utile per gestire le batterie al litio, ma di questo parleremo in un altro futuro video. Quindi continuate a seguirmi e non ve ne pentirete. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, eccetera, 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 ci vediamo la prossima volta.